Benvenuti su Zoom Approfondimento. Ci troviamo al Museo dell'Opera del Duomo in occasione del centenario della nascita di Venturino Venturi, dove è esposto il suo marmo al cospetto della Pietà di Michelangelo. Per il centenario della nascita di Venturino Venturi, nato a Loro Ciuffeno nel 1918 e morto nel 2002, il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze espone una delle opere più importanti della produzione scultorea dell'artista, la Grande Pietà di Micciano in marmo bianco di Carrara. L'opera sarà esposta fino al 23 settembre nella sala del museo dove è collocata la Pietà di Michelangelo. Antonio Natali, curatore dell'esposizione, ha dichiarato: «Nel convincimento di non porre a riscontro due dimensioni linguistiche, bensì due poetiche concezioni di maternità e morte, partorite a distanza di 450 anni l'una dall'altra. La Pietà di Michelangelo, potente, inquieta, scossa dalle posture a torte che la maniera moderna aveva assunte dai sensitivi marmi ellenistici, quella di Venturino greve e rude, come fosse il calco monumentale d'un capitello di pieve romanica». L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l'Opera di Santa Maria del Fiore, l'Archivio e il Museo di Venturino Venturi e l'Associazione Mendrisio Mario Luzzi Poesia del Mondo, ed è stata presentata al pubblico alla presenza dell'Arcivescovo Cardinale Giuseppe Betori, Antonio Natali, curatore dell'esposizione e consigliere dell'opera, Timothy Verdon, direttore del Museo dell'Opera del Duomo, e Lucia Fiaschi, direttore dell'Archivio e del Museo Venturino Venturi. La prima Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano fu modello per la Pietà di Venturino quando aveva poco più di 20 anni. Venturino si ispira alla scultura del Buonarroti per la posa di Gesù, adagiato sulle gambe della madre, con il braccio abbandonato fin quasi al piede della Vergine seduta. In entrambe le pietà, scrive Natali, la Vergine, pensosa, esibisce quel figlio come in un'ostensione eucaristica. Quella di Buonarroti è il volto delicato d'una bimba in un corpo di contadina toscana, mentre quella di Venturino mostra un viso di maschera micenea, imparentandosi al contempo con la Madonna della Sant'Anna Metterza di Masaccio, irrevocabilmente, scriveva Longhi, assisa. Venturino aveva detto: «Ho fatto disegni sulla maternità, un tema che mi ha preso, direi, le viscere, e la Vergine in Pietà di Micciano è la sublimazione delle maternità». Maternità e morte è un titolo che ho voluto perché mi sembra l'essenza delle pietà, dei Cristi in pietà. La maternità straziata della Vergine, poi era stato d'altronde predetto che una spada le avrebbe trafitto il cuore, e l'immagine della donna scelta per le sue virtù, che sa accettare la morte del figlio nella sua componente umana. Però la sua ostensione nelle pietà è sempre un'ostensione a mezza via fra il corpo esanime del figlio e un'ostensione di tipo eucaristico, perché lì in quel corpo, per noi cattolici, c'è la nostra salvezza. Chi ha visto la mostra del Cinquecento si ricorderà quante opere avevano al centro il corpo di Cristo, spessissimo in relazione con il calice da messa, la patena e l'ostia consacrata. Credo che sotto questo profilo l'opera più icastica fosse proprio quella di Andrea del Sarto nella Pietà, nella cosiddetta Pietà di Lugo. L'abbinamento che si è fatto con Michelangelo non ci ha procurato tremori o incertezze, perché è del tutto evidente che Michelangelo è improponibile come confronto per qualsiasi artista celebrato, fosse anche più celebrato. Però era un modo per nobilitare pubblicamente la figura lirica, poetica di Venturino, che una critica d'arte contemporanea, per solito succube e timorosa di quello che i galleristi americani non esibiscono, ha sempre lasciato un po' nell'ombra Venturino, che è a mio avviso una delle figure più alte del Novecento italiano. Un uomo che fa sentire sempre la terra dove è nato, quel Valdarno che ha fatto nascere i grandi
del nostro umanesimo, sia del 400 che del 500. In fondo, se guardate la Pietà di Micciano, di Venturino, vedrete come la Madonna dà un volto che potrebbe ricordare le maschere di Micene, con questa semplificazione piatta, in un corpo che per forza rammenterà ognuno la Sant'Anna Metterza di Masaccio, Masaccio amatissimo da Venturino insieme a Donatello. Penso che fosse importante esibirla in questo contesto, non tanto per paragonare due lingue che sono inconfrontabili, nel senso che chiunque, anche il più grande artista, se messo accanto a Michelangelo in una specie di gareggiamento linguistico, perde. No, era importante che questa operazione fosse fatta senza tanti tremori, senza tanti tentennamenti o paure, perché la personalità di Venturino Venturi, la personalità artistica, poetica intendo, è una fra le più alte, a mio avviso, del Novecento. La critica d'arte contemporanea è un po' servile in questo senso, non ha dimostrato la capacità di comprensione, tratta com'è da espressioni assolutamente innovative, a prescindere poi dalla loro qualità poetica. Per solito sono espressioni legate alle grandi gallerie americane e europee, cosa che non aveva ovviamente Venturino, e sta a noi riconoscere la sua qualità, che è una qualità dura da riconoscere, una qualità scabra, è una scultura, basta vedere appunto proprio la Pietà di Micciano, è una scultura che è quasi scostante, si sentono i graffi degli strumenti sul marmo bianco, però è una poesia alta, scabra, che va riconosciuta e va saputa anche divulgare. La personalità di Venturino non è una personalità da limitare nei confini della regione toscana e neppure italiana, è una di quelle figure artistiche che travalicano i confini nazionali. Questo è importante, ed era dunque importante che venisse messo in un luogo che è così culturalmente cospicuo come l'Opera del Duomo, e in una sala insieme a Michelangelo. Non c'è un raffronto fra artisti, un raffronto peraltro anche improponibile, sono passati 4 secoli e mezzo e dunque non è possibile, però quello che invece è possibile comparare è la matrice tutta toscana di Venturino, la matrice tutta toscana e fiorentina, con riferimenti a Donatello, a Masaccio e allo stesso Michelangelo, che erano i suoi punti di riferimento umanistici. Si riesce, secondo lei, a cogliere un filo di continuità tra passato e futuro? Il filo di continuità c'è sempre, anche quando è difficile da riconoscere. Se si volesse pensare a Michelangelo in senso stretto, bisognerebbe andare semmai alla Pietà di San Pietro, dove naturalmente non si può presumere o pretendere di trovare quella politezza e quelle espressioni così classiche in Venturino, che aveva uno spirito ben radicato nella tradizione, quindi nella classicità, ma con un linguaggio anticonformistico. Si riuscirebbe forse a trovare di più se a scuola si studiasse di più storia dell'arte, ma oramai, a dispetto di quel che dicono i governi, che il patrimonio d'arte è la nostra ricchezza, a dispetto di queste parole non sempre peraltro elegantissime, non si insegna la storia dell'arte, che è una contraddizione logica che deriva dall'ipocrisia di chi ci governa. Quindi poter accogliere vicino alla Pietà di Michelangelo, una pietà di un artista toscano contemporaneo, è veramente segno, in qualche modo altamente significativo, di questa nostra vocazione. Scherzando si diceva che le due opere rappresentano la pietà, Venturino si è anche ispirato a Michelangelo, non alla pietà nostra, ma a quella giovanile che tutti conoscono, la pietà nella Basilica di San Pietro,
ma delle due una sola è scolpita in marmo di Carrara ed è la Pietà di Venturino. Michelangelo ha scolpito la Pietà storica, quella della sua vecchiaia, a Roma con un grande blocco di marmo romano di cui si è lamentato per i vari difetti. Lui è abituato a lavorare invece con il marmo carrarese. Entrare nella sala seguendo il percorso che porta dalla sala della Maddalena giù nella sala, anzi tribuna di Michelangelo, uno vede subito a sinistra il luccichio di un marmo la cui struttura cristallina è ben altro che non appunto quel marmo difettoso romano di cui Michelangelo ha fatto la sua pietà, nonché il biancore veramente abbagliante dell'opera moderna. Ribadisco anzitutto quella funzione che ha il Museo dell'Opera del Duomo in modo particolare, di mostrare la vitalità delle opere del passato anche nel presente. Questo è molto importante. Il museo non è semplicemente una raccolta dell'antico per far memoria di ciò che era, ma qualcosa che ci viene mostrato per illuminare il presente, illuminare la comprensione che si ha, nel nostro caso, della fede e dell'umano nei nostri giorni, e la mediazione che ci viene offerta da un'opera scultorea, da un'opera artistica contemporanea, ci aiuta a capire appunto che l'arte è una parola che continua ad avere un valore attraverso i secoli, lo ha per gli artisti, nel nostro caso Venturino Venturi, lo ha per ciascuno di noi, lo deve avere per ciascuno di noi. Noi siamo qui in questo museo non per ammirare quel che gli antichi hanno fatto, ma per capire la parola che gli antichi ci dicono perché noi viviamo bene il nostro presente, nella fede e nella umanità. L'arte del passato non è l'immorta, ma continua a ispirare gli artisti di ogni tempo, e qui ne abbiamo quindi una bella testimonianza nella Pietà di Venturino Venturi. Credo quindi questo compito di mostrare la vitalità dell'arte nel tempo è ben assolto dal nostro museo. Come pure credo che vada sottolineato che tra tutti i possibili temi artistici sia stato scelto il tema della Pietà, che unisce nella raffigurazione dell'unione tra Maria e Gesù i due misteri fondamentali della fede, l'incarnazione e il mistero della Pasqua. Quindi anche il messaggio religioso, che proprio di un museo di arte sacra qual è questo, viene esaltato da questa esposizione che spero possa essere apprezzata da tutti. Venturino Venturi, formatosi in Francia e Lussemburgo, rientrò a Firenze nel 1936, dove frequentò i corsi di scultura dell'Accademia di Belle Arti. Divenne amico di Ottone Rosai, Mario Luzi, Eugenio Montale e degli intellettuali che frequentavano il Caffè delle Giubbe Rosse. Nel 1945 tenne a Firenze la sua prima mostra personale. Nel 1947 si spostò a Milano, dove conobbe gli artisti vicini a Lucio Fontana, che lo invitò a sottoscrivere il Manifesto dello Spazialismo. Nel 1948 vinse il premio Garibaldi per la scultura. Nel 1953 vinse ad Esequo con lo scultore Emilio Greco il concorso internazionale per il monumento a Pinocchio a Collodi, indetto dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Giunto a concludere l'impegnativa opera, fu costretto ad abbandonare il lavoro a causa di una grave depressione, che per curare venne ricoverato nell'ospedale psichiatrico di San Salvi a Firenze. Nel 1959 riprese la sua attività e dal 1970 fu impegnato nell'esecuzione di monumenti pubblici e in un'intensa attività espositiva. Nel 1993 è stato inaugurato il Museo Venturino Venturi nella Natia Loro Ciuffenna, e nel 1999 nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio venne allestita un'importante mostra antologica. Le opere di Venturino Venturi sono presenti in Italia e all'estero: Musei Vaticani, Galleria degli Uffizi, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti, Museo del Novecento di Firenze, Museo degli Argenti di Firenze, Musée National d'Histoire et d'Art di Luxembourg,
Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi di Pisa, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo, Abbazia di Vallombrosa, Museo di Santa Croce a Firenze, Museo Diocesano di Milano, Museo di Arte Sacra di Prato, Museo d'Arte dell'Otto e Novecento di Cosenza, Palazzo Vescovile di Prato, Seminario Arcivescovile di Fiesole. C'è una continuità tra un'opera del passato e un'opera del presente? Sì, c'è una continuità stringente per due motivi. Il primo è che Venturino, quando era giovane, tornava dalla terra dove si era formato, che era poi la Francia e il Lussemburgo, disse che il motivo per cui rientrava in Italia era perché Michelangelo è nato qua e perché anche Masaccio e Donatello. E dunque vedere a 100 anni dalla sua nascita una sua scultura esattamente dove si intrecciano i grandi del Rinascimento è per lui, penso, e per me, che sono colei che ha continuato la sua missione, la conclusione fondamentale di un lungo percorso di vita. La Pietà di Venturino ha sempre ragionato con Michelangelo, non il Michelangelo che si trova qui a Firenze nel Museo dell'Opera, ma quella Pietà giovanile che si trova a Roma nella Basilica Vaticana, che è stata fonte prima della prima riflessione di Venturino. E ragionando un attimo sull'opera, ci può dare qualche dettaglio? Venturino ha lavorato sul tema del Cristo in pietà per tutto l'arco della sua vita. L'occasione di questa grande scultura è venuta in tarda età, era il 1997, quando fu commissionata dalla famiglia Bartolomei in memoria e onore del senatore Bartolomei e della sua sposa, e ne furono committenti le figlie, le quali poi ne hanno fatto dono alla pieve di Micciano di Anghiari, che è una pieve romanica, dove normalmente la pietà risiede. Siamo stati noi, io e Paolo Mettel, che abbiamo cominciato questo grande viaggio che ha visto la pietà a Milano nel Santa Maria delle Grazie e poi in Svizzera e poi ancora a Milano nel Grande Museo del Duomo e qui alla fine stamani